cosa che potrebbe... Oh! Oh mio Dio, ragazzi. No, ragazzi, io non ci posso credere. Ragazzi, ma questa è una setta. Fatemi uscire. No, io voglio uscire da qui, ragazzi, ho paura. Oddio. Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Daniele. Oggi, finalmente, dopo tantissime delle vostre richieste, indagherò su Mr. Brookhaven. Ragazzi, vi rivelerò delle cose incredibili che voi non potete nemmeno immaginare ed anche tantissimo inquietanti. Ma prima di cominciare ti invito a mettere un mi piace per supportare il mio video, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato non appena pubblicherò un video. Allora ragazzi, partiamo dal principio. Innanzitutto io, ora essendo un detective qui su Brookhaven, ho dovuto indagare non poco anche sul tanto e chiacchieratissimo Mr. Brookhaven. Allora, le cose che dicono sono veramente tante. Io intanto mi muovo per la città ed esploriamo insieme. Però penso di aver fatto delle scoperte in base a quello che mi hanno detto, che sono molto diverse da quelle che circolano sul web e che tutti voi conoscete. Perché sto dicendo questo? Perché da quello che mi hanno raccontato, intanto io vado a cercare il cinema, così andiamo direttamente al dunque. Da quello che mi hanno raccontato c'è una storia, anche molto lunga, che riguarda Mr. Brookhaven. A me, onestamente, in base a quello che ho potuto percepire, non è tutto così chiaro come sembra. O meglio, qualcosa può essere simile, ma non del tutto vero come sembra. Allora, ora siamo nel cinema, ragazzi. E come potete vedere qui, anche semplicemente sulle locandine, c'è sempre presente la agency. Vedete scritto qui agency. E questa agency c'entra tantissimo, ecco qui, vedete, agency. Questa agency c'entra tantissimo con Mr. Brookhaven e vi spiegherò il perché. Allora, intanto entriamo nel cinema. Ok? E iniziamo un attimino a cercare di capire assieme chi è Mr. Brookhaven, ok? Allora, in questi filmati che possiamo vedere solo in questa determinata ora, si può vedere quello che riguarda la agency. Eccola qui, ragazzi, la agency, ok? Cos'è la agency? La agency è una sorta di CIA, FBI di Roblox, non è proprio un FBI, è una cosa simile all'FBI, che dovrebbe in teoria proteggere Brookhaven. Ma cosa succede? In base alle scoperte che ho fatto io, voi qui l'avrete visto sicuramente non so quante volte, ragazzi, nei video di YouTube, la storia di Mr. Brookhaven che arriva in città. Ecco qui, qui c'è un bunker, ragazzi. Qui c'è un bunker che possiamo vedere in questo film qui, vedete l'FBI, ok? C'è un bunker dove sono nascosti tutti i segreti di Mr. Brookhaven. Ma voi mi direte, sì Daniele, ma chi è Mr. Brookhaven? Cosa vuole Mr. Brookhaven? E adesso lo scopriremo assieme. Perché? Ho fatto delle ricerche. Sono un detective, ragazzi, non ve lo dimenticate qui su Brookhaven, ok? Ho fatto delle ricerche e mi hanno anticipato che quello che conoscono la maggior parte delle persone su Mr. Brookhaven è solo una curiosità, ovvero lui che è arrivato in città con il suo cavallo, che ha scoperto, perché c'è da dire questo, che lui che ha scoperto Brookhaven, ragazzi, perché dai filmati che avete visto sul web, in altri, sicuramente da altri youtuber molto più famosi e più bravi di me, avete visto la storia di Mr. Brookhaven. Avete visto lui che arriva qui con il suo cavallo, che scava, trova dell'oro e trova anche una piramide di energia. Ci siete? Scrivetemi nei commenti se mi state seguendo e se volete che continui, perché io ho scoperto una cosa un po' più inquietante. Tutti quindi conosciamo Mr. Brookhaven come un forestiero che arriva a cavallo e scopre Mr. Brookhaven scavando nel terreno e trovando l'oro. Con quell'oro ci ha costruito Mr. Brookhaven, che è anche una città molto molto ricca, ok? Ma ora ascoltatemi bene.
questa casa qui, che ora vi farò vedere, questa casa qui che io sto per selezionare, ragazzi, nasconde tantissimi segreti, ma non quelli che conoscete già. E ora li scopriremo assieme, ragazzi, perché io sono un detective e devo scoprire tutto, ok? Allora, innanzitutto, ragazzi, guardiamo la simbologia, ok? Ragazzi, queste scritte qui, ok? Queste scritte qui sono scritte che si usavano per le confraternite nei college americani. Cosa sono le confraternite? Le confraternite sono quegli universitari ricchissimi che vanno appunto nei college più prestigiosi. Ti faccio un esempio, Harvard, oppure comunque quelli più famosi, ok, in America. E ci sono queste confraternite divise in confraternite maschili e in confraternite femminili. Ok, quindi ci sono i maschietti e le femminucce da una parte, ok? Ma sono comunque ricchissimi e la maggior parte di questi ragazzi che fanno parte di queste confraternite, perché ricordiamolo, ragazzi, non possono far parte tutti delle confraternite, e sembrano a volte una sorta di setta, perché non fanno entrare tutti, fanno una selezione, fanno un patto addirittura anche di sangue, ragazzi, delle cose orribili. Ma adesso noi, mi hanno riferito che qui c'è una cantina, ok? Ok, ragazzi, eccoci, eccoci, andiamo, andiamo. Ah, non è una cantina, ragazzi, è una biblioteca. Infatti, ragazzi, quello che dicono di Mr. Brookhaven, e che presto penso che scopriremo insieme in questa casa, è che lui ha, comunque sia, una passione per la lettura e per la sete di conoscenza. Sembra quasi un mago, ragazzi, Mr. Brookhaven, ha qualcosa di un po' creepy. Scrivetemi nei commenti se anche voi lo pensate, perché io ora sto indagando, ragazzi, qui mi hanno detto che ci sono delle cose particolari anche nella biblioteca, ma ora lo scopriamo assieme. Una volta nelle librerie, ragazzi, si nascondeva qualcosa permesso? Potete aprire qualcosa? Sì, ragazzi, perché solitamente dove c'erano tanti libri c'erano anche tanti passaggi segreti. Ma chissà se riusciremo a trovare qualcosa di simile qui. Permesso? Permesso? No, ragazzi, non c'è niente. Guardate che è veramente inquietante questa cosa, eh? Vocifera che qui nelle librerie ci siano dei passaggi segreti, ragazzi. Infatti a me avevano detto che in questa casa c'era qualcosa di strano. Ma ora troveremo qualcosa, ragazzi. Io ho sempre un po' paura, però io vi chiedo sempre a voi se c'è qualcosa che potrebbe... Oh! Oh mio Dio, ragazzi. Entriamo. No, ragazzi, non ci posso credere. Oh mio Dio. Io sono armato, vi avviso, ragazzi. Io qui sono armato, eh. Sono comunque un agente. Ma che diavolo? No, ragazzi, non ci posso credere. Ragazzi, ma questa è una setta. Ragazzi, questo è un tempio massonico. Questa è una setta. C'è un tappeto rosso, delle sedie, un tavolo. No, ragazzi, c'è anche un libro rosso. Mr. Brookhaven era capo di una setta. No, ragazzi, non è come sembra. Io voglio uscire da qui. Oh mio Dio. Fatemi uscire, voglio uscire da qui. Fatemi uscire. No, io voglio uscire da qui, ragazzi, ho paura. Oddio. Va bene, Daniele, respira, respira, che lo devi fare per i tuoi fan. Devi indagare su Mr. Brookhaven. Ok, ragazzi, scusatemi, io mi faccio prendere sempre dal panico. Vabbè, oramai siete abituati, lo sapete. Allora, ragazzi, indaghiamo un attimino su questa cosa che è veramente agghiacciante. C'è un passaggio segreto nella villa gialla, nella villa delle confraternite, nella villa con la scritta da confraternita. Ragazzi, mi avevano vociferato che c'era un passaggio. Io ho indagato e infatti effettivamente il passaggio c'è. È una cosa veramente agghiacciante. Vi spiego il perché. Ogni setta, o comunque sia ogni tempio massonico, ha un nascondiglio in una villa. Solitamente sono persone molto ricche. Quello che dicono di Mr. Brookhaven, che ha scoperto appunto quella pietra energetica o quella piramide di energia, secondo me, ragazzi, può averlo fatto impazzire, e effettivamente per creare Brookhaven ha creato anche una setta con diverse persone. In base alle mie indagini, ragazzi, innanzitutto il libro rosso con il tappeto rosso e le sedie, che possiamo vedere qui, ragazzi, è palesemente, a mio parere, in base alla mia visione delle cose che voi conoscete, una setta.
Ragazzi, è incredibile, ma è così. Secondo me è così. E la stessa cosa potrebbe realmente legare l'agency alla setta, ok? Infatti, ragazzi, solitamente chi fa parte appunto di una setta, eccetera, ha comunque sia degli agganci anche in ospedali dove fanno esperimenti agghiaccianti, a volte anche creando delle creature assurde. E la maggior parte dei creatori di tutto questo, non ci dimentichiamo che Mr. Brookhaven non è che era nessuno, Mr. Brookhaven era ricchissimo. Cioè, ragazzi, Mr. Brookhaven ha creato tutta Brookhaven, quindi tutte queste ville, il cinema, l'ospedale, eccetera. Io, ragazzi, devo andare in ospedale ad investigare per vedere se posso scoprire qualcosa di ancora più agghiacciante. Io voglio uscire da qui, ragazzi. Ma come si fa? Aspettate. Oh mio Dio. Si esce. Ah, via. Ragazzi, ora dobbiamo andare subito in ospedale. Scrivetemi nei commenti se volete che continui ad indagare, perché io ho un'altra visione delle cose che hanno tutti gli altri youtuber. Ragazzi, secondo me c'è qualcosa di molto più creepy qui su Brookhaven che nessuno può immaginare. Io devo indagare assolutamente, anche perché sono il detective. Devo indagare assolutamente e devo scoprire il perché di tutto questo impolveramento che c'è stato su Mr. Brookhaven. Chi è realmente Mr. Brookhaven? Cosa effettivamente ha fatto Mr. Brookhaven in questa città per poi scomparire nel nulla? Allora, io ho la mia visione delle cose, ragazzi. Però adesso devo andare in ospedale, perché in base alle indagini che ho fatto, io, ragazzi, sapete che studio molto queste cose, devo andare in ospedale per vedere se effettivamente c'è mai stato qualche esperimento agghiacciante su Mr. Brookhaven, o se riesco a trovare qualche creatura. Perché, ragazzi, se riesco a trovare anche solo il corpo di qualche creatura inerente a Mr. Brookhaven, o comunque sia una creatura soprannaturale, significa che Mr. Brookhaven non è buono come sembra. Quindi, ragazzi, andiamo direttamente in ospedale, che io mi perdo sempre in chiacchiere. Scrivetemi voi nei commenti, ragazzi, se vi piacciono questi tipi di video o se non vi interessano proprio. Io ora ho paura, ragazzi, a mettere piede qui, perché se realmente riesco a trovare qualcosa di anomalo, significa che le indagini non finiranno qui. Anzi, significa che troverò tutta la verità su Mr. Brookhaven, che in realtà è veramente creepy. Ragazzi, il video mi sa che è venuto un po' troppo lungo. Se volete il prossimo video, scrivetemelo nei commenti, lo pubblicherò domani, proprio domani. Quindi mettete tanti mi piace, scrivetemi tanti commenti, scrivetemi se vi piacciono i miei video. Grazie mille comunque per le belle parole e l'affetto che mi date. E non vi dimenticate che io sono Daniele. Se ti piacciono i miei video, seguimi.